Siamo arrivati a Natale, che al di là della ricorrenza, dell'occasione, della festa, fare regali ai bimbi, eccetera, è anche una buona occasione dal punto di vista lavorativo e anche per il mercato musicale. Ed è di questo che parliamo in questo video. In occasione delle festività natalizie ci sono un po' più di serate, anche in virtù delle ferie. È un'occasione per fare la cena aziendale, l'evento, si lavora di più, anche in virtù di quello che poi sarà invece gennaio, che è un mese un po' più morto. Come si fa a fare una bella serata natalizia? Ora, quando si va in giro, sia per i negozi che per i paesi, si sentono sempre le stesse compilation con gli stessi brani che vanno avanti tutti gli anni. Ovviamente ci sono tutti quei classici che vengono riproposti sia nelle versioni originali, le canzoni tradizionali, ma anche di anno in anno ci sono vari artisti che danno la loro interpretazione di questi brani. Ogni anno si può trovare qualcosa di interessante, anche magari poco conosciuto. Prendiamo il brano super famoso di Mariah Carey, comunque è degli anni 90, quindi è stato fatto abbastanza recentemente rispetto a tutti gli altri. Però sono comunque almeno 20 anni che non esce una vera e propria canzone natalizia che rimane nel tempo, come era stato circa 10 anni prima per Last Christmas degli Wham. Tutte queste canzoni si trovano in migliaia di versioni ed interpretazioni, e allora fare un po' di ricerca non guasta anche per dare quel tocco particolare, per esempio, ad un aperitivo natalizio. Poi ci sono invece quelle versioni più da discoteca o da club, e anche quelle ci sono a seconda dei vari generi e delle varie mode, si può trovare sempre un po' di tutto da inserire qua e là all'interno del nostro DJ set. Non deve essere come una compilation da negozio che va avanti per un'ora a diritto sempre uguale, ma qua e là si possono mettere in dei momenti particolari alcune canzoni a tema natalizio. E poi mi permetto di suggerire un bell'album che è proprio un album di canzoni natalizie in versione house di Bobby D'Ambrosio, che si intitola The Voices of Christmas. Natale, gospel, quindi la tradizione, la musica spiritual, che ben si sposa con i ritmi house, soprattutto nella zona più soulful. Ed ecco che si può inserire qualche brano anche all'interno di un aperitivo più house, che ha comunque a che fare con il Natale e per augurare buone feste agli amici che ti vengono a sentire e anche per fare una bella selezione musicale originale. In ogni caso, facendo un breve riepilogo, Natale può essere l'occasione dell'andare a cercare dei regali o comunque delle chicche particolari per scoprire nuova musica e anche per proporre musica interessante all'interno del tema natalizio, che è sempre abbastanza classico. Colgo l'occasione per augurare a tutti un buon Natale e vi aspetto sui canali social di Essere DJ Oggi per proseguire anche con uno splendido 2018. A presto!